La scritta della targa da anni non si vedeva più, rischiando di fare scomparire un pezzo della memoria storica di Trapani. Peppe Romano, ex comandante della polizia penitenziaria del carcere di San Giuliano e figura molto conosciuta in città, ha così pensato di restaurare la scritta grazie al sostegno di un'azienda che si è fatta carico delle spese. L'iniziativa nasce da un desiderio che ho espresso io, facendo anche un'esposta al sindaco, di recuperare alcuni, diciamo, tra virgolette, gioielli sconosciuti, diciamo, della città di Trapani e ridare un poco di dignità a questa città. In particolare Porto Ossuna è ormai era illeggibile, non molti sanno le origini di Porto Ossuna, quindi abbiamo pensato anche con lo sponsor dell'iniziativa di affiggere una targa sotto la lapide di Porto Ossuna, una volta ripulita e ripristinata la scrittura, che spiega succintamente la storia di questa porta. Originariamente Porto Ossuna era situata al lato sud, quindi anticamente chiamata Porta Serisso, perché c'era il mercante Serisso che aveva il suo palazzo sopra la porta. Una volta, alla fine dell'Ottocento, la porta fu abbattuta e praticamente si è conservato questa iscrizione che c'era nel puntale, che noi abbiamo riportato nella targa. E quindi praticamente Porto Ossuna fu abbattuta e forse in ricordo di Porto Ossuna hanno fatto questa via. Il restauro è stato eseguito da Lorena Oddo, mentre tutte le spese sono state finanziate dalla Fidirete di Luigi Fasoni. Io sono un palermitano trasferitosi da 23 anni qui a Trapani. È stato un modo anche per ringraziare aziendalmente come Fidirete la cittadinanza per quello che a noi ci ha dato come azienda e sperando di poter in questo modo anche dare un contributo come cittadinanza attiva alle sorti della città. È chiaro che è un piccolo contributo, abbiamo fatto tanti sforzi perché dal punto di vista burocratico le incombenze sono state tante, ci siamo sforzati e abbiamo investito, oltre che denaro, del tempo per donare a tutta la città un pezzo di storia che tanto era stata recuperata dall'amico Peppe Romano. Abbiamo voluto dare anche un tocco informatico, grazie al contributo di un giovane ragazzo trapanese che si sta distinguendo anche per le sue capacità informatiche, Sergio Parisi, che ci ha voluto regalare questo QR code che in qualche modo dà il rimando a quello che è la storia di questa porta.